tradizione, c'è cultura, c'è saper fare di Cremona, che è la risorsa di patrimonio UNESCO attraverso i TAI. Per cui parliamo di un capoluogo di provincia molto famoso nel mondo. Ho parlato di Cremona ieri a Londra, all'UTM, e oggi sono qui con voi dopo aver vissuto e visitato solamente un mese fa Cremona con il sindaco e i suoi assessori. Una città che offre molto, una città che attorno alla cattedrale, la basilica, il Torrazzo, il Museo del Violino, ed oggi, grazie al Corone, rivivrà un momento storico meraviglioso attraverso la narrazione del matrimonio degli Sforza con gli Sconti. Sicuramente affascinante, sicuramente penso che ci troveremo di fronte, anzi auspico che la stampa dia veramente spazio a questa iniziativa, perché l'iniziativa che merita di essere promossa in ogni dove, perché sono certa che chi verrà a Cremona in quei giorni rimarrà affascinato e ci tornerà, perché attorno a questa parte artistica, culturale di saper fare, il Torrone si sposa a meraviglia tra tradizione e cultura. E poi il fatto che sia novembre credo che sia valore aggiunto perché io, entrando oggi in questa conferenza stampa, ho visto il cesto del Torrone a Sterrari. E ho pensato che ho quasi 50 anni e ho pensato quanto è bello pensare al Torrone, quanto è bello rivivere questi ricordi per tutti noi, quanto è bello attraverso il prodotto locale arrivare alle nostre feste, perché non c'è mai stato nessun bambino che per Santa Lucia o sotto l'albero di Natale avesse un pezzo di Torrone. Quindi anche i numeri che avete fatto sono stati incredibili. Leggere 80 tonnellate di Torrone, stavo pensando quanti bilici di Torrone avete portato in città. Quindi avete fatto veramente un'ottima, uno sforzo assolutamente. Quindi come Regione Lombardia e come Assessore al Turismo ritengo questa iniziativa veramente una kermesse molto importante, non solo lombarda ma nazionale. Una kermesse che deve essere sicuramente promossa, perché grazie a queste kermesse città acquistano valore. Un valore che Cremona ha già, ripeto, il Museo del Violino è sicuramente una grande attrattiva che attrae la Cina, ma il Torrone, attraverso questa sua bontà, sono certa che potrà attrarre tantissimi palati da ogni dove.